È iniziata nel quartiere Gallo Praille a Venaria Reale la revisione delle attrezzature per raggiungere entro il 2020 il 65% di raccolta differenziata, ad illustrarlo l'assessore all'ambiente Marco Allasia. Oggi cominciamo da qua, in via Colombo, Gallo Praille, la sostituzione di tutti i contenitori della raccolta differenziata e indifferenziata, adeguando i volumi al 65%, che è un obbligo dal 2013. E onde evitare di arrivare al 2020 con ancora gli stessi dati, cominciamo appunto a cambiare tutta la volumetria, per cui riduciamo il volume dell'indifferenziato, aumentiamo quello delle altre frazioni per dar modo alla gente di avere una volumetria corretta e poter fare una corretta raccolta differenziata. Ci sono ovviamente ancora delle problematiche, ci sono i dati che migliorano ma in maniera troppo lenta rispetto a quanto avremmo bisogno e questo invece è un passo importante perché da questa sostituzione dei contenitori arriveranno dei risultati sicuramente migliori per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata. Sul tema è intervenuto anche il sindaco Roberto Falcone. Sì, da Gallo Praille sta iniziando la trasformazione della raccolta differenziata per iniziare a spingere verso un miglioramento dei parametri di differenziazione dei materiali. Ovviamente questo introduce tutta una serie di cambiamenti che saranno portati su tutta la città, alla luce del fatto che nel 2020verremo misurati esattamente come prevede la normativa europea, della quale oggi siamo in deroga momentaneamente, ma prevederà appunto una valutazione con l'applicazione di sanzioni nei casi di percentuali di differenziazione non conformi alla normativa. Ovviamente è un passaggio importante perché ci costringe in un certo senso a migliorare la differenziazione appunto dei materiali. Questo, come tutti i cambiamenti, genera un necessario periodo di assestamento iniziale perché cambiano alcuni contenitori, cambiano alcune modalità. Il tentativo comunque è quello di cercare di non introdurre troppe variazioni, per cui salvo alcuni aggiustamenti sui giorni di esposizione di alcuni tipi di contenitori, per il resto la frequenza dei passaggi e le giornate rimangono invariate. Quindi l'inizio da Gallo Praille e prossimamente distribuzione su tutta la città. L'obiettivo è fare un po' più di lavoro ciascuno di noi per migliorare la differenza. Iniziamo un discorso di